Torre dell'Uccelliera. È una torre circolare a scopo difensivo, costruita nel 1480, intorno alla quale originariamente scorreva il fossato pieno d'acqua. Dall'altro lato del castello c'era un'altra torretta uguale, che fu però distrutta nel 1779 per la costruzione di Palazzo Scacchetti, l'attuale municipio. Anche se più difficile da costruire, è più stabile e dal punto di vista difensivo era considerata meno attaccabile, in quanto non consentiva appigli per la salita diretta. Infatti, le murature non sono perfettamente verticali, ma hanno un andamento a clessidra. La parte bassa delle mura è più spessa per aumentare la base di appoggio della torre e renderla più sicura. Il principe Alberto III Pio, successivamente, trasformò la torre in luogo di riposo e meditazione, eliminandone le merlature per costruire al piano superiore un belvedere con uccelli e fiori dipinti. Contemporaneamente, fece costruire nel cortiletto un giardino segreto, con fontana e una piscina con giochi d'acqua. La torre dell'orologio. Dopo la cacciata dei Pio nel 1525, il palazzo entra in possesso degli estensi, ma i nuovi signori se ne occupano sempre meno e inizia per il palazzo un lungo periodo di abbandono, ad eccezione di alcuni interventi costruttivi, tra i quali appunto la costruzione della torre dell'orologio. La torre fu costruita per collocare sulla nuova piazza l'antico orologio civico, che prima era collocato sulla torre della Sagra, in piazzale Ristolfo. Cortile d'onore. È il cuore dell'intero palazzo e funge da cerniera tra la nuova facciata e le parti più antiche di quest'ultimo. Il cortile quadrato è caratterizzato da un portico ad archi al piano terreno e da loggiato chiuso al piano superiore. Ogni lato del cortile misura 30 metri ed è composto da 7 archi di portico. L'arco è difficile da costruire, ma ha una grande resistenza, garantisce stabilità ed equilibrio e può sopportare grandi carichi. Infine, su ogni colonna c'è una diversa decorazione che raffigura le imprese del principe. Torre Bonaccorsi. La Torre Bonaccorsi, o del Passerino, è l'edificio più antico ora esistente del Palazzo dei Pio, risalente al 1320. Alta circa 30 metri, è caratterizzata dai tipici merli a coda di rondine sul tetto e dal muro a scarpa alla base. È orientata secondo i quattro punti cardinali ed è suddivisa in cinque piani. La costruzione detta scarpa alla base era necessaria poiché, a causa della notevole altezza, le torri risultavano instabili. Ai muri venivano affiancati dei contrafforti, cioè dei sostegni, per dare più stabilità ed evitare il fenomeno del ribaltamento. Nata come torre difensiva e di avvistamento, nel corso dei secoli è stata adibita a diverse funzioni, tra le quali deposito di granaglie, carcere, appartamento nobile e altro. Racconta la leggenda che proprio in questa torre sia stata uccisa la Dama Bianca, il cui fantasma si aggira ancora oggi in cerca di vendetta, mostrandosi di tanto in tanto, di notte, ai discendenti della famiglia Pio. Best friend, honey, you don't know. Him bring me down, pal, it on your floor. Him bring me down, pal, it on your floor. Him bring me down a pallet, make it soft and low. Him make it with your husband, he don't know. Your husband catch me here. And don't let your husband catch me here. He may shoot me, he may beat me, he may stab me too. No telling what that man he might do. Well, tell me, why do I love my baby so? Now tell me, why do I love my baby so? Now tell me, why do I love
of my baby soul. And makes $5, then she gives me $4. Thank you.
La sezione euro di un segmento è quella parte di segmento che risulta media proporzionale tra l'intero segmento e la parte rimanente. Ovvero, se abbiamo un segmento AB e su questo posizioniamo un punto P in modo casuale, quest'ultimo definisce un altro segmento, che sarà sezione aurea dell'intero soltanto se AB sta ad AP come AP sta a PB, ovvero se il rapporto tra il segmento totale e la parte lunga è uguale al rapporto tra la parte lunga e quella corta. Sperimentalmente, cioè eseguendo tutta la dimostrazione, si è arrivati a trovare il valore di questo rapporto aureo, AB fratto AP, che è un numero incommensurabile definito φ, e vale 1,61803, eccetera. Al concetto di sezione aurea derivano importanti concetti geometrici come il triangolo aureo, dove la base è sezione aurea del lato, il rettangolo aureo, dove il lato piccolo è sezione aurea di quello grande, il pentagono aureo, dove il lato è sezione aurea della diagonale, eccetera. Queste figure geometriche dimostrano spesso la loro importanza in quanto in natura si ritrovano ovunque. Basti pensare alla spirale aurea che ritroviamo nelle galassie, nel volo dell'aquila, nelle nuvole di un ciclone. E inoltre sono quelle che l'occhio umano percepisce come più belle. Di questo se ne erano già accorti i greci, anche se il punto di massimo sviluppo si ebbe nel Rinascimento, quando si cominciò ad adottare la divina proporzione come ideale di bellezza.